3 milioni di esemplari venduti dal 2007, 340.000 di questi solo in Italia per la Nissan Qashqai. È arrivata la terza generazione ed è l'inventrice del segmento delle crossover compatte, che ormai rappresenta uno dei segmenti più fiorenti per le case automobilistiche. Una crossover che non ha stravolto le proprie dimensioni né la propria immagine. Adesso è lunga 442 cm, ne ha acquistati 3,5 dalla scorsa generazione. Due di questi sono andati a finire sul passo, quindi aumentata abitabilità soprattutto per i sedili posteriori. 163 cm di altezza e 183 di larghezza. Sul capitolo design esterno c'è stata più una profonda evoluzione che una rivoluzione. All'anteriore troviamo i proiettori con tecnologia LED di serie, la forma è molto caratteristica a V. Vicino ai proiettori c'è anche la firma con scritto Qashqai in bella vista, proprio per ricordare ancora di più l'identità del modello. Invece al centro troviamo la grande calandra trapezoidale che contraddistingue ormai gli ultimi modelli di Nissan. Ai lati invece, in basso, troviamo le prese d'aria, che non sono finte come succede su molti modelli. Andando invece all'infotainment, abbiamo due schermi, il quadro è totalmente digitale, quello dietro al volante ha 12,9 pollici di diagonale e invece quello centrale ne ha 9. C'è anche da menzionare l'head up display da 10,8 pollici di diagonale, è il più grande nel segmento. Ci sono davvero tante informazioni riportate sull'head up display e questo aiuta quando si guida a non distogliere lo sguardo dalla strada che abbiamo davanti a noi. Il sistema di infotainment non brilla per fluidità e per chiarezza della grafica, ci abbiamo messo un pochettino a familiarizzare, comunque niente di trascendentale. Importante invece da segnalare la presenza dei Nissan Connect Services, che permettono una gestione remota della vettura, come ad esempio l'accensione delle luci, il clacson, la climatizzazione che può essere anticipata tramite app. Dunque sicuramente un supporto che verrà molto incontro agli utilizzatori, sicuramente quelli più smart. Ovviamente da non tralasciare le connettività Apple CarPlay e Android Auto. Qashqai terza generazione è solamente ibrida, il motore prescelto per questo modello è dunque un 4 cilindri benzina da 1,3 litri con potenza di 140 cavalli, abbinato ad un modulo elettrico da 12 volt, dunque tecnologia mild hybrid, non troppo invasiva, dobbiamo dire la verità, fornisce 6 newton per metro. Lo 0-100 è coperto in 9,2 secondi e la velocità massima sfiora i 200 km/h, 199 per la precisione. Sono tre le mappe disponibili per sfruttare al meglio questo sistema mild hybrid: la Eco, la Normal e la Sport. La Eco è un pochettino conservativa, diciamo, nei suoi parametri e abbiamo ravvisato che di tanto in tanto mortifica un po' il temperamento del motore. Sicuramente quella più consigliata è la Normal. Noi nel nostro ciclo di prova, che è durato più o meno 250 km, abbiamo riscontrato delle medie di percorrenza sui 14 km con un litro di benzina. È disponibile anche il cambio automatico Xtronic, un cambio a variazione continua che si può scegliere nella vasta lista degli optional. Da parte di Nissan invece su questa Qashqai è permesso un livello intermedio di guida autonoma con il sistema ProPilot, che è un cruise control adattivo che si giova della presenza di due telecamere davanti alla vettura che mantengono automaticamente la distanza con il veicolo che ci precede, dunque un validissimo alleato nel traffico caotico di oggi che ci aiuta quando magari la attenzione cala e non siamo perfettamente vigili, ci dà una bella mano. Per portarci a casa una Qashqai terza generazione sono necessari come minimo 25.500 euro per la versione di attacco, che è la Visia con 140 cavalli e due ruote motrici. Si può salire fino ai 42.690 della Tecna Plus con 158 cavalli e trazione a quattro ruote motrici.